Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video su Star Wars Outlaws. Oggi siamo qui per montare una torretta sulla nave. Ci sono tante cose che vorrei fare in realtà. Fare un'altra partita di Sabacc, andare a sistemare questa cacchio di reputazione con i Pike, se no mi rincorrono per tutta la galassia. E beh, effettivamente ragazzi, qua siamo nei deserti più incredibili. Oh, ma da quella parte devo andare per... Scusate. Beh, intanto lasciate un bel like e ricordatevi di commentare su qualsiasi curiosità. No, ragazzi, il mare delle dune. Nelle dune non ci sono mica cacchio di vermoni giganti e robe veramente brutte. Devo attraversare tutte le dune per arrivare qua. Ok, però ragazzi, io se mi monta la torretta, prendiamo questo mega rischio. Infatti, come potete vedere, l'aggiusta tutto. È proprio un Java, quindi è molto carino. Cioè, è bellissimo. Allora, vediamo cosa riesco a fare. C'è della cacarella. Sì. What was that noise? L'ho sentito anch'io. Stay sharp, Kay. A pristine Sarlacc tooth is worth a lot on the black market. You saying I'll have competition? Dead Sarlaccs get scavenged fast. Anyone else looking for a tooth won't be coming alone. Ok, ma dove lo trovo un dente di Sarlacc, ragazzi? Vi ricordate? Cioè, devo portare un dente a quel Java, se no non mi aiuta. E la zona è proprio questa. Occhio. Oh. Mi cagavo addosso, non sapevo cosa c'è. Ok. A parte che è buio. Preferirei farlo di mattina o comunque quando c'è un bel sole. Però l'unica cosa è questa. Probably inside the first mouth. Funny, droid. So funny. Ok, ragazzi, non siamo gli unici venuti qua. E questa fossa è dove... Ok, potrebbe essere dove Jabba butta i prigionieri per divertimento, per vederli mangiare dal Sarlacc. Allora, molti di voi che hanno visto il film mi potranno commentare qui sotto, ma sapete benissimo cos'è successo qui. Ok? E nella... chiamiamola nella remastered, chiamiamola così, del film, hanno aggiunto anche qualcosa rispetto alla versione vecchia, tipo una sorta di becco a pappagallo, una roba del genere, per far vedere che comunque il Sarlacc era più complesso. Però, se non mi sbaglio, aiutatemi poi nei commenti se ricordo bene. Non li guardo da un po', ma penso che farò un rewatch a breve, perché... Allora, qua la problematica è c'è quello lì. Non ne vedo altri. Facciamo un bel giro, però. Ce n'è un altro lì. Sono dappertutto. Come prendo il dente? No, no, quella sta guardando da questa parte e non si gira. No, si è girato. Stavo dicendo, e non si girerà mai. Sapevo, era troppo bello per essere vero. Era troppo bello. Ma non importa. Anzi, non andiamo mai, quasi mai, a sparare, quindi tanta roba. Davvero stai venendo qua? Ti sbagli, zio. Ok, sta per lanciare una granata. Ok. Ma l'aveva già lanciata? Devo stare molto più tranquillo, eh.
molto più tranquillo quando sparo. Quella che era qua è scesa. Ah no, eccola lì. Preferirei andarla a prendere. Acceleratore di raggi. Sì, comunque tante cure, tanta roba. Secondo me doveva andare... Eccolo. No, ma non ci vado lì sotto. Oh. Ma no, ragazzi, ma siamo sicuri di questa cosa? Intanto perlustro un po' la zona per prendere tutto. Però intanto parliamone. Con sto buio io devo andare lì sotto, mi cago addosso. Ok, non ti arrampicare, okay, che è troppo difficile. Nyx, vai tu. Bam. Ok. Lì c'è un'altra. Comunque è molto bello il questa cosa qui di dello stealth. Ok, non dovremmo avere più problemi a questo punto. E intanto, guardate che atmosfera. Ne vogliamo parlare? Ok, io direi che ci siamo, ragazzi, però sul serio, cioè... Come ci arrivo? Forse da quelle corde? C'è la possibilità di scendere con delle corde? O forse sto pensando troppo come se fosse un gioco realistico? Ma sta cosa la devono sistemare, ragazzi. Cioè, per un salto così almeno fai una capriola. Fai una capriola. Forse sì. Eccola lì. Ah, è morto. Ok, that's one mouth down. You good, buddy? Ok. Beh, allora, lo sapevo che era morto, però sapete, ragazzi, uno sì. Cioè, l'avevano detto in teoria, però... Anche perché ci stavano lavorando proprio per estrarre roba importante. Però vi ripeto, la cagarella c'è sempre che si rianimi qualcosa. E, anche perché qua siamo già all'interno. Anche se non vi sembra, però quelli sono denti e tutta una serie di roba. Dovete guardare i film. Però io mi sono cagato addosso lo stesso. Leathery. Sembra quasi cuoio. Vabbè. Quanto hanno scavato? Cioè, che schifo. Hey, the Jawas have arrived at the ship. Did they bring a turret? They did. They have yet to confirm that it works. Okay. Well, you keep an eye on that. I've got to find a way down to the bottom of this pit. Quindi, ragazzi, i Jawa praticamente sono arrivati per montarci la torretta. Stanno ovviamente aspettando che Kay gli porti il dente. Oh, so many dead things in this dead thing. Ci sono così tanti cadaveri in questo cadavere. Ma come ne usciamo poi, ragazzi? Stiamo entrando dove? Dentro... Dentro il sedere, non lo so, dove stiamo andando? Che brutta roba. Smell something, buddy? No. Buongiorno. Phew, the tooth, finally. Sorry, droid. I need this more than you. Il dente c'è, ragazzi. Lo aveva già preso un droide, come possiamo vedere, però il droide ha fatto una brutta fine. Hey, cavasa that fin basa. I got one. Now I just need to find a way out. Agua, grabba bola. Oh, she's no pa heel, grabba masto. Capito, ragazzi,
continuano a toccare la roba di Hank. Hank non è contento dei Java. Ora spero sia tutto facile, che non ci siano intoppi, però siamo dentro un Sarlacc, che non è mai una bella cosa. Beh, allora sicuramente ho avuto un impatto un po' di cagarella all'inizio per entrare, perché ho visto i film e quindi mi aspettavo sicuramente qualcosa di inquietante. Invece il fatto che non c'è nulla di vivo qua all'interno è una cosa positiva. Oh, this piece of junk turret had better be worth it. Ma a questo punto mi chiedo, qual è stata la difficoltà? Lo scontro a fuoco iniziale? Mi sembra strano. Molto strano. Poi nello scorso episodio avevamo parlato di missioni secondarie. Ma dite che ci arrivo? Qual è in realtà? Dove posso arrampicarmi, ragazzi? Ah, ok, infatti dicevo. Bisogna guardare bene i colori delle pareti. Allora, intanto bentornati su Star Wars. Come avete visto, sono usciti parecchi episodi. Siamo al 14 e quindi... Did this Sarlacc really swallow a whole skiff? Dang Ferrick. Porca. Stai calmo, Nyx, eh? È tutto molto inquietante, ragazzi. Questo qua non vi farò tagli, credo. Ve lo lascio tutto questo pezzo perché la tensione è sempre dietro l'angolo, però... In realtà. Oh! No, mi hanno. L'hanno catturata come minimo. No, gli hanno fottuto il dente. Oh, infame! Tanto sono pure più veloci di te. Ma chi è? Oh, non sparare. Non è da solo, eh. Non sei da solo, zio, eh? Dov'è? Ah, non posso colpirlo. Boom. Ora è da solo. Che cazzo? Porco schifo. Dov'è? Ah, è entrato sotto la sabbia. Volevo farvelo vedere al rallentatore. Addio, amico. Ah, mi è scappato quell'altro. No, beh, 250, dai, non è lontanissimo. Eccolo lì, lo vedo. Sta entrando dentro lì. Ti ho visto. E ora ti vengo a prendere. Non così. Roviniamo la scena. Ok. Poi viene fuori tipo film comico. Ma dove è andato? Lo speeder l'ha lasciato qua. Anche se credo che il suo sia questo. Oh oh. Oh oh.
Pronto, Nix, eh? Ma perché cacchio mi hanno rubato il dente? Ce ne sono due, uno lì, un droide e uno che sta facendo il giro da questa parte. Quindi sono fregato. A meno che... Voilà! Che poi a me piace, in realtà. Mi fa molto più Star Wars questo che lo stealth. Oh. Ah, ecco. Calmi, eh. Qua. Addio. Ok, con calma. Sta per arrivarne uno di qua. Oh, ma tu che cazzo? Ma che giro ha fatto? Facendo i colpi alla testa per l'obiettivo. Ok. Spettacolo, raga. Ah, il dente. Era lui che aveva il dente. Pensa a te. Ok, l'obiettivo dei colpi alla testa è stato fatto. Fatto. Astroporto fatiscente. Ok, c'è soltanto un altro baule da prendere e poi ce ne possiamo andare, dai. E abbiamo ripulito completamente la zona a quel punto. No, raga, l'altro baule qua dentro serve una tagliatrice a fusione. Dove cacchio la trovo? Sicuramente sarà qualche missione secondaria dei vari maestri. Peccato, peccato. Hey, the Jawas are getting impatient. How can you tell? They're trying to disassemble me. Okay. I'm headed back to their boss now, all right? Just, try to stay in one piece. Ma chi è? Sono i Pike, vedete? Ma porca miseria, pure i Pike ci mancavano. Vedete, ragazzi? Cioè, è così, eh. Mamma mia, che bordello! Vediamo cosa riesco a fare, però. Caspita, oh, mi seguono dappertutto. Quanti sono? No, raga, sono troppi. Credo di averli seminati. No? Che cacchio andava? Oh! Che cavolo è successo? Ultra buggato. Ultra buggato, ma obiettivo raggiunto. Fantastico. Ehi là. Looking good. Why, thank you. I am quite partial to this new torso. I only wish it had my head on it. Hey, you'll get there. Here, straight from the second mouth. Manabisa, manabisa. Ma that's good, right? Oh, yes. I love watching the wheels of commerce in motion. Ok, abbiamo la torretta, ma
Avevano già 20.000 denti. Ma porca miseria, ripara la torretta turbo laser della Trailblazer, garantendo alla nave un'arma dall'alto potenziale offensivo. Ok ragazzi, quindi l'aggiusta tutto ci può dare la torretta laser. Poi abbiamo la granata migliorata. Oh, dadi magnetici mi serve, ragazzi. Cosa devo fare? LC3, skifter e circuito energia diretta. Li devo assolutamente trovare. No, questo è da sbloccare, ragazzi, perché serve assolutamente barare nel sabac, soprattutto per battere i più forti. Dall'altra parte abbiamo un consente ad X di attivare le granate. Ah! Ma gliel'ha portata... Gliel'ha messa addosso. No, ma questo qua è importantissimo, sto tizio. L'aggiusta tutto o devo sbloccare tutto? Oh, non sono neanche lontanissimo, potrei andare a vedere proprio in questa zona. Mi servono proprio quei dadi magnetici, ragazzi. Ma a me sembra veramente una zona normalissima. Dove cacchio lo trovo questo LC3 Skifter? Ehi. E tu? Ah, ok, era solo un passaggio. Una sorta di nascondiglio. Ma niente. Niente Skifter. Che casino. Opla. Ok. Niente. Oh. Perfetto. Un altro. There we go. Dove cavolo sto andando? Spero serva a qualcosa. Tutto ciò. Pensate se sto facendo tutto sto giro per niente. Fantastico. E in effetti. Dai, non scherziamo. Ah, ok. Ah, mi stavo preoccupando. Ok. Stay hidden, ok? Torrette? Come cacchio? We made it, Nix. Una è andata. Ma l'altra? Deve essere un'altra. Che vuoi fare, Linux? Aspetta un attimo. Sì. Vediamo se riesce. Boom. Oh, mi vedono lo stesso. Ok. Ah, l'ho già fatta saltare e quindi non dovrebbe funzionare più niente. Credo. Sei distrutta ora, eh? Oh! Get some cover, buddy. Ok, qua cosa abbiamo? Ma non c'è niente di quello che stavo cercando. Vediamo qui.
Caspita però, ragazzi, per trovarlo ce n'è voluta, eh. Ok, ora mi manca solo circuito energia diretta e posso sbloccare i dadi. I know. Smells good, doesn't it? Let's go check it out. Si mangia? Ma dai. Beh, Nyx deve assaggiare un po' di cose. Vediamo un po'. Lo spiedino di polpette, dischetto, fritte e fruttaciuga, servito con purea di legumi in salamoia e spezie kanki piccanti, perché no? I'll take the scherochuga. Ma che caspita? It's okay, buddy. Ooh, I hope it's spicy. Dig in. Ok. Mangiamo. Ma che è, oh? You know, Sketo's actually poisonous when raw. Bella cosa da sapere. Oh, I can't do this. Oh. I almost lost my tongue, but that was delicious. I'm never. Direi che è pieno. Hey, you keep making fun of me, you can get your own food. Bye now. Che bella mangiata. E aspettate, questo è un Pike. You bombed out, friend. Attenzione. Check your card. What? Forgot how to play Scoundrel Psylocke? Please, that's a child's game. We play proper Sabacc at this table. At least one of us does. This Crimson Dawn fool insists that he won, but my 23 beats his measly staves. I don't know how they do things on Obadiah, but around here, you can't use a Psylocke to hit a full Sabacc. Ridiculous, there is no such rule. Go on, tell him how the game is really played. Vediamo cosa succede. I don't know what kind of Sabacc you're playing, but a 23 is a 23. He beat you. Sorry. You see, some of us know how to play in a civilized manner. Civilization is in short supply on this planet. Remember that. Aia. It's hot out here, huh, Nyx? The Pies just called off their vendetta on you. So, we're all good? Good enough not to be blasted in the street. Perfetto, ragazzi, finalmente ce l'ho fatta. Ross? Big Celestian, bounty hunter, used to come in here all the time. I heard he's dead. Toast. Got into a shootout or something. Not surprised. The way he played Sabacc, bound to catch up to you sooner or later. Hanno parlato di Os che è morto, ragazzi. E effettivamente, adesso chi sostituirà Os? È un bel problema. Ciao. Vediamo cos'è. Circuito energia diretta, eh? Ma era circuito energia diretta?
Scusate, scusate un attimo. Abilità. Boom. Circuito energia diretta, perfetto, posso sbloccare i dadi. Eccomi qua, zio, sono tornato. Allora, intanto vendiamo tutti gli oggetti di valore che non ci servono. Quindi è una cosa sicuramente importante. 500, va bene, affare fatto. Poi acquista. Ci serve proprio questo circuito, ragazzo. Ci serve proprio questo circuito. Vediamo, me ne servivano due o uno? Ah no, giusto. Poi... informazioni, che non si sa mai, prendiamole. Ok. E... anche questo. Prendiamo tutto, ragazzi. E poi c'è questo qua. Ah, fa parte del set da ladra. Io ho già i pantaloni, in teoria. Oh, acquista. Ragazzi. Ora, ragazzi, come diceva prima ND5, il passato, appunto, il suo passato, gli ha presentato il conto. E ora il cartello Hat vuole riscuotere un vecchio debito. Dobbiamo tornare a Toshara e, a questo punto, continuiamo anche sfida contro i pezzi grossi. Dobbiamo andare a Mirogana, a Toshara, a vedere che cosa succede per continuare, appunto, le partite con i migliori giocatori di Sabak. Non è per niente male. Aumenta anche la capacità di non farti scoprire dalle telecamere. Quindi tantissima roba. E poi anche figo, a dirvi la verità. No? Guardate cosa ha sbloccato far mangiare Nyx. Gli attacchi di Nyx ora fanno sparare i nemici intorno a loro senza controllo. Ok, equipaggiamolo. ND5, si torna su Toshara per la tua missione secondaria. Poi non dire che non ti vogliamo bene, porca miseria. Vero Nyx, di qualcosa. Vabbè. Toshara, ragazzi, andiamo. Let's get out of here. Copy that. Wow. On the bright side, I worked it out with that bounty hunter. Maybe, I think. Trust is a trap, Kay. Now, I've been chasing down a lead for a second slicer. I'll keep an ear out for some muscle. Maybe we don't need two slicers. I can do it myself. Even you can't be in two places at once. I'll take care of things on my side, Kay. You focus on yours. Yeah. Ok, thanks. Ed effettivamente dovremmo iniziare a pensare a come sostituire Hoss, che è morto per colpa di Jabba. Comunque, vabbè, lasciamo perdere battaglie che non sono nostre e andiamo a Toshara. Dobbiamo tornare lì. Che figata. Spooling the hyperdrive. Attenzione, prontissimi e via. Let's go. Ho guardato un po', altra roba sbloccata. Giacca da fuorilegge e nuovo slot amuleto minore. Dopo non essere riuscita a reclutare il mercenario Hoss, Kay è sopravvissuta a un incontro con Jabba the Hutt e il suo Rancor, collaborando suo malgrado con Vale, la cacciatrice di taglie degli Zarek Pesh. Anche senza un combattente, Kay decide di attenersi al piano, irrompere nel cavo di Sliro con la sua banda e mettere a segno il colpo della vita. We are now in Toshara space. Ma prima di tutto, signore e signori,
detto Shara? Eh sì, si torna qua ed è stato il primo luogo dove siamo stati nel videogioco. Torniamo a Toshar. Ma che debiti può avere ND5? Ok, we're landed. Ma che debiti può avere ND5 qui? Ciao. Heard Jabba was looking for me? Sutta. Jabba, how can I help you? ND5's not my droid. Incriminating who? He's no Matinka, but he's a touch of pikes. What's he talk? Looking to muscle in on Toshara, then. That's all you do, huh? Vabbè. Perfetto. Hey, Andy, Jabba wants a data pad. Blackmail on Governor Thornton. The Hunts want to muscle in on Toshara. That's what I said. I've got the coordinates. I'll meet you there. Oh, sounds like a team up. We are already a team. Yeah, except you're gonna owe me. Ok, sì, mi dovrai un favore, ma soprattutto. So, you gonna tell me why you owe a debt to Jabba? This was back when Jalen was running a smuggling ring on Nar Shaddaa. Jalen had a few good years. Paying tribute to Gracchus the Hutt. Gracchus? Very powerful in Nar Shaddaa. Everything was fine until Jabba found out. I'm almost there. We'll talk then. What is this? A holodrama? Just tell me what happened. Kay, I'm here. Oh, that was fast. Yes, but I'm not the only one. Looks like word of this data pad has spread. You should get here quick. I'm coming. Ok, andiamo subito. Anche perché è un bel chilometro, quindi se ci arriviamo subito è meglio. Let's drive. Oh, oh, oh. Caspita, che volo. Ok, saldiamo questo tuo debito. Hey, Andy. Whoa, that's a lot of damage. Doesn't look like bandits. You're right. Hopefully the data pad is hidden here somewhere. Ragazzi, ma lo hanno danneggiato, avete visto? Sul petto c'è un buco. Ma porca miseria. Vabbè. What'd you find? Non c'è niente. Oh, tutto tranne il datapad, eh? Oh, blaster marks. They took cover behind this after a blaster fight broke out. Hmm.
empty satchel. Probably the couriers. Either they lost the data pad or hid it somewhere else. Did you hear that? We've got company. Follow my lead. Let's see if we can talk them down. Se lo dici tu. Ma che fai? Ci vai da solo? Aspetta. Hello, friends. Not your friend. What you got from that wreck? Nothing. I saw a crashed speeder and came looking for survivors. Oh yeah? Didn't find a data pad. Hand it over, and I won't blast you to pieces. You don't want to do that. Fai il bravo. Yeah, you're right. We can just scrap you and sell your parts. Non litigate. Porca me. Ma è possibile che devi sempre metterti nei casini? No! Che cazzo? Ma guarda quello! Continuous fire. Eccolo lì. So that was your lead? She went for her blaster. No, she didn't. She wanted to. Okay, next time I talk, you be scary. Let's keep looking. Feels like a dead end. That data pad is long gone. Hang on. I think Nick's picked up a scent. Yes, he has. Good boy. Oh, well, that was nice. Very natural. You got this, Nick. Dai. What's up, Nick? Find something? We're out in the open. Could be a trap. Watch it, Kay. Pipes. I'll keep them busy. You should flank them. On it. No, no, no. I've got this. Go around. Kay, you all right? Yeah, all good. But I think Nix's trail ends here. Let's see what these pipes know. I'll meet you up there. Ma pensa a te. Non c'è niente da prendere qua in giro, però vedo. Cerca gli oggetti dei Pike. Find anything? Nothing but junk. Well, it's not a coincidence the Pikes are here. Let me slice their comlinks and see what they know. Come in, team. We've got the cargo in sight but need reinforcements. Team, do you read me? Sounds like we're on to something. Yes. I've got the location of the signal here. Go ahead. I'll disrupt the pikes in the meantime. Ok, andiamo. Looks like Crimson Dawn, and the pikes are moving in on them. Pike comms chatter confirmed. Caspita, stanno facendo schiaffone. Alright, I'm gonna get in there and swipe it. Go ahead, Kay. I'll bring the trailblazer to Miragana. We need to move fast. Molto rischioso. Ah. Scusa. Ecco il data pen. Mentre tutti gli altri fanno a schiaffone. Yeah. Ho il datapad, quindi praticamente ho già risolto la questione di ND5. Spettacolo. Io scendo ancora di qua, che non si sa mai.
Una discesa pulita. Ottimo. Ok ragazzi, per le partite di Sabacc ci vediamo nel prossimo video, dove però continuerò anche la missione principale, eh? Quindi farò un po' di secondarie, un po' di principali, dipende. Vedete poi quanto durano i video, no? È sempre quello il problema. Però torneremo a Toshara sicuramente per le partite di Sabacc e andare avanti anche con quella quest. Ora è il momento di toglierci dalle scatole Jabba. Ah sì? All ships stand down. You are unauthorized to operate in this sector until further notice. We're not looking for trouble. We're just taking that what belongs to us. Get your hands off. Arak already paid for it. Jabba, keep pulling off, Mekkas! Ma che... Via! Porca miseria. Looks like we're clear. Not yet. Non credo di poter. Ah, invece sì. Dai. Via. Time to jump. Ma pensa a te. Tutto per togliere i debiti a ND5. Oh, made it. Better get this thing to Jabba quick. This data path's got a lot of dirt on Thordon. He's been selling Imperial secrets. This guy's raking in millions. Then that's why Jabba wants it. Thordon would be tried for treason. Bunch of Imperial blueprints here too. Jabba never mentioned these. Don't even think about it. What? We're not getting paid for this. Let's keep them. Trust me, it's not worth the risk. Give Jabba everything. Come on. Are you really that scared of Jabba? You've never seen Jabba punish a droid. Ma non dovrebbe spuntare quel robottino? You actually never told me why you got into debt with Jabba in the first place. The Hutts are a complicated family. Back when Jaylen ran his smuggling ring on Nar Shaddaa, he gave Gracchus the Hutt a cut of profits as tribute. Problem was, we used Jabba's hyperlanes. How's that on you and not on Jaylen? Jaylen was cornered. He sold my services to Jabba as a form of repayment, until he began planning the score on Sleero. And he wanted you back, huh? Jabba didn't like that. Jabba never forgets. Kay, there's a reason he's the only Hutt left in charge. Just don't try to trick him. He'll know. He always knows. Uh-huh. So what did you do for Jabba? Maybe another time, Kay. Ok. Nei film di solito spuntava il robottino, forse per farti entrare, no? Eccolo! Kavis. Lama, Kavis, Uba Kankibola. Don't mind if I do. Ok, ricordavo bene. Kavis. Jiba Wansu Uba Pumba Grandio. Got the data pad right here. Tea
is auto disto ja governor. He is auto venta nobata tinka kutasa taje. So, ND5's dead's clear. I'll be on my way. Mo bashado. Tis intel wamu grancha naga bame kum. Aku anto ba di uba fiend. Beh, qua è pesante, ragazzi, perché qui non c'entra niente. Però ND5 ci ha detto di consegnarglieli. Il fatto è che sono sicuro che se tengo i progetti poi mi metterà tutti i suoi soldati alle calcagna per recuperarli quando lo verrà a sapere. Consegnarli ci porterà sicuramente molta più reputazione nei suoi confronti. Ma... perché? You sent me to get a data pad, and that's what I got. Agua grabba già ci do cucciu. Chi numa apata già pulli chuba grabba. What schematics? Sounds boring. No bunga mucha che jaba on graba pula su. I am not falling for that trapdoor again. Chi venta gobos maya kuchu sata gunu. Kutatsa rimpa. No wa. Chi sa do tu chi oto u badroi. Chuba chusa chita bata. Ambode chisa basa graba. I can't wait, Jabba. Beh, non so quanto ti rimane però, zio. All right, Andy. I'm done with Jabba. How did it go? Well, I tried to keep the schematics hidden from him, but he saw right through me. Of course he did. Jabba always knows more than he lets on. So now, I owe him a debt instead. Right. We all make mistakes, Kay. You just have to learn from them. Perfetto. Perfetto. Però in tutto ciò, ragazzi, c'è un grosso problema. Per chi ha visto i film, non so quanto rimanga a Jabba, però, senza spoilerare troppo, ma che fai Nix? Quello dorme. Io direi di chiudere quel video, però avete visto con qualche missioncina così qua e là quanto può durare un video se devo farvi vedere tutto. È davvero difficile riuscire a fare dei video dove vi faccio vedere delle missioni secondarie insieme alle principali. O li divido completamente o è davvero difficile. Però oggi abbiamo tolto il debito di ND5 e abbiamo trovato il dente in modo da sbloccare anche altre cose. Quindi la torretta per la nave spaziale e non solo, perché poi ho sbloccato anche i dadi per le prossime partite a Sabacc. Ce n'è tanta di roba all'interno del mondo di gioco, no? Quindi devo dirvi che comunque tante volte... anche guardare le serie walkthrough si va sulla storia principale, non su tutte le cose che ci sono all'interno del videogioco. Oggi vi ho voluto far vedere un pochino cosa c'è di contorno nel mondo del gioco, missioni secondarie anche carine, però qua abbiamo un problema. In che modo Jabba ci verrà a cercare più avanti? Intanto nel prossimo episodio sicuramente torneremo con una missione principale, perché se vado a vedere abbiamo il diario e c'è il riparadroidi. Quindi dobbiamo raggiungere un nuovo pianeta che non abbiamo mai raggiunto, ok? Piano piano ragazzi, lo faremo nel prossimo episodio e cercherò anche di aggiungerci subito all'inizio una nuova partita di Sabacc per vedere come continua la missione dei campioni di Sabacc, giusto per vedere un po' come continua. E poi ovviamente Kay deve raggiungere Akiva alla ricerca del suo ex partner Gidik, un riparadroidi di Canto Bight che si è arruolato con l'impero.
Kay pensa che Jiddick possa occuparsi del droide guardiano della villa di Sliro. Interessante. Interessante, perché può essere un nuovo membro della squadra. E in più, come lo sostituiamo, Os? Ancora non si è capito. Però con calma, con calma. Nel prossimo video sicuramente, storia principale e ripara droidi. Alla prossima ragazzi, e grazie ancora a tutti per aver visto questo video.